Sapete, io penso che questo tema capita, come si dice, no? Come la ciliegia sulla torta, proprio in un momento particolare per la nostra Chiesa, perché purtroppo con la scusa della protezione della nostra salute, perché vogliono il nostro bene, è un male, infine, che vuole separare, dividere, distruggere la Chiesa. Perché la gloria di Cristo non potrà essere fermata da un CPM, da un governo, da una paura, da un virus. Dunque noi dobbiamo andare oltre questo. E il nemico vorrebbe scoraggiarci, ma il Signore non lo permetterà. E il tema di che inizieremo, come ha iniziato Marco, diciamo iniziato un po' dalla predica di Marco quando fece la presentazione di noi, no? La nostra responsabilità verso una famiglia, verso un bambino, no? E similmente il Signore ci dà delle cose nella nostra Chiesa per tenerci forte, ok? E non le dà ad alcuni, le dà a tutti, ok? E dobbiamo combattere, non dobbiamo essere pecore del mondo, dobbiamo essere pecore del Signore, ma dobbiamo combattere. E quando il nemico vuole attaccare in questo modo per dividere il nostro tempo insieme, ah sì, noi ti combatteremo insieme invece con lo Spirito Santo, perché abbiamo vinto noi. Non dobbiamo vivere da sconfitti. E questo è il momento per noi, io penso come Chiesa, sono convinto come Chiesa, che dobbiamo fare un salto di livello, non perché ci manca nulla, ma dobbiamo combattere ancora più forte contro ciò che vuole dividerci. Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Siamo d'accordo? Sì. Amen? Siamo d'accordo? No, l'Antico Testamento parlava del Messia che doveva venire. I quattro Vangeli parlava del Gesù che è venuto, i suoi miracoli, la sua opera. Il Libro degli Atti ci parlano dell'opera dello Spirito Santo che è disceso e operava nella Chiesa. E il Nuovo Testamento è composto, il resto del Nuovo Testamento, di proseguimento degli insegnamenti di Gesù che era sceso alla destra del Padre e continuava a dare insegnamenti nella sua parola. E vediamo sia dall'Antico Testamento alla fine che noi abbiamo a che fare con il soprannaturale. Abbiamo a che fare con il soprannaturale, dunque dobbiamo entrare in questa dimensione, fratelli. E molte chiese hanno avuto paura di entrare al soprannaturale per la confusione creata, per i danni creati, perché le cose non sono state fatte o non hanno fatto con ordine. E oggi vorrei iniziare proprio un tema, un insegnamento che non può durare 20 minuti o 30 minuti, ci vorrà un po' di tempo, riguardo i doni spirituali. È un tema, come ho detto prima, di grande importanza per la Chiesa, ma in particolare per la salute della nostra Chiesa e per il bene della nostra Chiesa. Dio ci dà questi doni e c'è una ragione che ci dà questi doni. E il testo con cui vorrei pregare, non so se voi avete avuto occasione di leggere Primo Corinzi da 1 a 12, e vi incoraggio di leggere capitolo 12, 13 e 14 per questione di tempo, ok? Però il testo su cui vorrei predicare oggi o insegnare più che tutto è 1 Corinzi 12, 1, grazie, che dice: ora intorno ai doni spirituali, fratelli, io non voglio che siate in ignoranza. E vorrei partire da questo, dal primo versetto. Io non voglio, Paolo scrive ai Corinzi, che siate in ignoranza. Ignoranza cosa significa? Ignoranza vuol dire essere all'oscuro di una cosa. Il non conoscere pienamente una cosa può essere ignoranza. O conoscere una cosa in un modo sbagliato può essere ignoranza. O avere pregiudizi verso una cosa può essere ignoranza. E perché Paolo scrisse questo alla Chiesa? Che non era solo per quella Chiesa,
è per tutta la Chiesa, perché il Signore non sprega tre capitoli della Bibbia del Nuovo Testamento per un gruppo di credenti di 2000 anni fa, no? Perché Paolo scrisse queste parole? Ovviamente perché esiste la possibilità di essere ignoranti in merito al tema dei doni spirituali. E vorrei dire, oggi vorrei fare un'introduzione più che tutto, ma partiamo dalla realtà che il dono più grande spirituale che possa esistere per una persona è la salvezza dell'anima. Questo è il dono più importante spirituale che possa ricevere una persona. I doni spirituali invece sono manifestazioni dello Spirito Santo attraverso credenti che si rendono disponibili ad ascoltarlo e metterlo in pratica. Il più grande dono spirituale è la vita eterna. Perciò, prima di parlare di doni spirituali, dobbiamo accettare prima di tutto che lo Spirito Santo sia veramente in te. Perché questo discorso non è per l'uomo che cammina giù per la strada, questo è per la Chiesa. Perciò, se non sei nato di nuovo, Dio ti ha, Dio ha un progetto per te, ha un progetto per darti un futuro, come dice Geremia, e a causa dell'umanità, peccato dell'umanità, l'umanità è separata da Dio e non può godere il pieno amore di Dio, il pieno progetto di Dio, se il Signore non è in te. Come dice i Romani, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dunque, per ricevere questo dono, questo Cristo, dobbiamo fare quello che disse Pietro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Ravvedetevi, credete, siate battezzati e sarete perdonati, avrete salvezza. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Gesù non deve diventare solo il tuo Salvatore, ma Gesù deve diventare il tuo Signore, l'unico Re della tua vita. Devi arrenderti completamente a Lui, devi permettergli di regnare pienamente sopra la tua vita, devi regnare sopra i tuoi pensieri, sopra le tue parole, sopra il tuo corpo, sopra il tuo portafoglio, sopra ogni cosa deve regnare, perché se Cristo non regna pienamente in te, Cristo non regna su di te. Molti lo hanno accettato come Salvatore, ma non come padrone. Noi sappiamo questo, ma io sto parlando a chi forse non è o chi sta ascoltando. È importante perché dobbiamo partire da questo punto, perché i doni spirituali sono per la Chiesa e può essere subito nella Chiesa se fai questo che abbiamo appena detto. Io non ho un'opinione, io ho la sua parola. Sembra strano, perché tutti noi vogliamo la nostra opinione, ma noi come figli di Dio non abbiamo un'opinione su quello che Dio dice. Noi abbiamo la sua parola e noi rappresentiamo Lui, ok? Dobbiamo essere pienamente immersi nello Spirito Santo, quello che disse Pietro. Amati, per favore? La parola dice, perciò che esso, riguardo allo Spirito Santo, non era ancora caduto sopra alcuno di loro, ma solamente erano stati battezzati nel nome del Signor Gesù. Queste erano persone che hanno creduto e sono state battezzate. Però quel fuoco non era sceso su di loro. Poi vennero gli apostoli, i possono rimanere. E dobbiamo essere ripieni pienamente dello Spirito Santo. Sai quello che dice Gesù? No, fiumi di vita sgorgeranno dal vostro seno.
E a me piace, per esempio, non so se in Inghilterra è la stessa cosa, però quando vai negli Stati Uniti, tu entri in un ristorante, un fast food, e compri da bere. E quando tu compri, tu hai il diritto di bere, hai il bicchierone strapieno di Coca-Cola, quello che vuoi, e tu hai sempre accesso a andare sempre a riempirlo, sempre a riempirlo. Non è che paghi due volte, ti si riempie sempre. E questa è la cosa, noi vogliamo vivere nello Spirito Santo sempre pieni, sempre strapieni, andare sempre a riempire il nostro serbatoio attraverso la parola, la Santa Cena, la preghiera, tante cose, affinché lo Spirito Santo sia pieno in noi. Non è compri una volta, basta, ok? Dunque, e quando tu hai lo Spirito Santo, quando tu entri in un luogo, in una stanza, c'è una presenza. La gente si sente qualche cosa diverso perché Cristo è in te. I doni dello Spirito Santo vengono, provengono dallo Spirito Santo e sono doni per il benessere della Chiesa, per la salute della Chiesa, per la prosperità della Chiesa e producono e produce frutti eterni per noi e per la Chiesa. Dunque è vitale importanza. Ecco perché dico noi dobbiamo combattere e dobbiamo essere più forti. Perché questo è il momento di fare questo salto di qualità, di dire no, noi non stiamo a questo gioco, noi lo combatteremo come si deve. E un secondo punto, abbiamo detto che il primo dono più importante è la salvezza dell'anima. Il secondo è che la parola di Dio è sovrana sopra ogni cosa. La parola di Dio è l'autorità finale sopra qualunque manifestazione dello Spirito. Se no, diventa patologica la cosa. C'è un ordine, Dio è un Dio di ordine. E cose strane sono state fatte nel mondo cristiano quando hanno messo i doni sopra la parola di Dio. E ha creato confusione, ha creato problemi, ha creato distruzione. Ma noi non dobbiamo aver timore di coloro che l'hanno abusato in questi giorni. Noi dobbiamo usarli nel modo che il Signore ce l'ha dato. Perché te l'ha dato? Per il bene. E se l'altro l'hanno usato male, non vuol dire che tu devi avere paura di non usarli. Ecco una delle ragioni perché tante chiese, e poi ne parleremo questo po' più, ma perché tante di queste cose le sviscereremo dopo. Tanti che si allontanano da questo per il danno che è stato fatto da altre persone e è sbagliato, no? Se per esempio il Signore ti dà una parola profetica o un discernimento di uno spirito, va a esaminare la cosa attraverso la parola di Dio. Va giudicata la cosa e se è da Dio diventa un'arma contro Satana e diventa una proclamazione che noi facciamo, perché il Signore non è che ci dà nuove rivelazioni, noi abbiamo già tutta la parola di Dio, ma il Signore ci dà questi doni, per esempio di sapienza, di intelligenza, ok, che poi vedremo dopo, ma li dobbiamo usare sotto la parola di Dio. Se sono in accordo, aspetta, ma Dio ha detto questo, ok, bene, Dio ti benedica e andiamo avanti, ok? Se noi non esaminiamo le manifestazioni dello Spirito attraverso la parola di Dio, ci apriamo a disastri, ok? Penso questo è molto, molto chiaro. Dunque, noi dobbiamo eccitarci più della parola di Dio che dalla manifestazione dello Spirito Santo. Noi dobbiamo essere più eccitati aprendo la parola di Dio che se ci fosse una nuvola che si presentasse qui. Ok? Sono cose fondamentali, cari fratelli. Scusate, ma lo dovrò ripetere questo, perché purtroppo è facile, la carne non è sottomessa allo Spirito, no? E si parte da un'altra parte. Dobbiamo stare molto attenti. Ok. I doni non sono dati a noi per avere una sensazione euforica o per farti sentire bene o per farti dare un piacere, ma i doni sono dati per edificare i fratelli, edificare la Chiesa.
per il suo benessere, l'avanzamento del regno, per la crescita. Avanti per favore. Sì. Pietro dice proprio in merito al tema che la parola è al di sopra della profezia, no? O il miracoloso. Pietro dice: abbiamo inoltre la parola profetica più salva. Lui dice: guarda, noi abbiamo visto, abbiamo sentito la voce dal cielo, abbiamo visto questo miracolo, però abbiamo la parola profetica, la parola di Dio, che è più salva. Farete bene a prestarvi attenzione. Ok? Dunque è la parola di Dio che è al di sopra di qualunque manifestazione. Ok? Avanti per favore. Paolo dice: così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Dunque Paolo, il Signore, lo Spirito Santo vuole che noi li cerchiamo e abbondiamo in questi doni. È una cosa salutare. È come un genitore che ti porta cibo buono per nutrirti e abbonda in queste cose che ti fanno bene. Dunque, alcuni punti. Uno è che nessun dono spirituale proviene dalla capacità naturale, la tua abilità naturale. Non è un dono spirituale, ma sono doni sovrannaturali, perché noi abbiamo a che fare con un Dio sovrannaturale. Se tu sai ballare bene, sai parlare bene, sai cucinare bene, quelli sono doni, talenti naturali. Ma i doni spirituali non è la tua sapienza, non è il tuo intuito, non è questo, è sovrannaturale. Noi non dobbiamo Gesù, no? Noi non dobbiamo fissarci sulla manifestazione dei doni. Noi dobbiamo primariamente non aspettarci se adesso vediamo che dono è nato, vediamo cosa ci dice il Signore. No, la cosa primaria per noi è amare Dio e amare il nostro prossimo. Questo è lo scopo primario, non aspettarci manifestazioni di Dio. Ok? Avanti per favore. Grazie. Abbiamo a che fare con un Dio soprannaturale, sia dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, e quello che noi diciamo, le parole che noi diciamo, possono essere accompagnate da segni, ok? Ecco il bello di questi doni, perché quando il Signore ci dà una parola è un segno e succedono delle cose, ok? È successo a Gesù. Le persone non vogliono credere a quello che diceva Gesù e Gesù dice: ok, non volete credere in quello che io vi dico? Cos'è più facile dire a un paralitico: alzati e cammina, o i tuoi peccati sono perdonati? Sarebbe più facile dire: i peccati sono perdonati, perché nessuno lo può vedere, ma io vi dico: alzati, prendi il tuo lattuccio e cammina, perché quei segni dimostrano che quello che è stato detto avviene. E in Giovanni cosa dice Gesù? In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli delle opere che faccio io, e ne farà maggiori, perché io me ne vado al Padre. Dunque, questo è il campo che il Signore ci ha preparato, è il piano di battaglia, ok? Lui sta su e continua a lavorare nel mondo attraverso noi. Noi non dobbiamo confondere i doni dello Spirito con i frutti dello Spirito, sono due cose diverse. I frutti dello Spirito, no? Sono amore, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Queste sono cose necessarie per un credente e sono cose che noi dobbiamo aspirare a essere. Ma non sono doni spirituali, quelli sono i frutti dello Spirito Santo, ma i doni spirituali e il frutto dello Spirito Santo devono andare insieme, ovviamente, sotto la parola di Dio.
Lo Spirito Santo è sempre pronto a manifestarsi. E qualunque credente, anche quello più recente, nato di nuovo da poco, il più giovane può essere usato dallo Spirito Santo. Non è che devi andare in una scuola biblica, scuola di profeti, avere una certa età. No, il segreto è essere disposti a essere usato dal Signore. Ok? Non dipende da quanto capitoli della Bibbia leggi o da quante ore, è il cuore che è disposto. Ok? È per esempio queste ditte che fanno consegne, no? UPS, Bartolini, no? Che succede? Come se avessero dipendenti, dice: guarda, io qui ho un pacco da dare e portare lì, chi lo vuole fare? Vengo io, te lo porto io. Ecco, Dio cerca questo tipo di cuore. Tutti sono resi capaci da Dio per fare questo. La cosa importante è la tua disponibilità, perché se non sarai tu il Signore, lo sarà attraverso qualcun altro. E le manifestazioni dello Spirito Santo, dei doni, sono come i fuochi d'artificio. Si accendono, no? E poi scompaiono. Non sono cose che rimangono, sono cose basate sulla necessità e il bisogno di quel momento, perché il Signore sa cosa tu hai bisogno e cosa noi abbiamo bisogno per quel momento. Dunque è come se fosse un'esplosione di una manifestazione temporanea divina in quel momento, per quella circostanza, per quella persona e per il bene della Chiesa. Dunque non sono cose che si tirano avanti tanto, ok? Il dono, e questo è molto importante, non è per colui che lo usa o viene chiamato o lo mette in pratica. Non è quello il dono dello Spirito Santo, non è per chi lo amministra. Il dono dello Spirito Santo è per chi lo riceve. Perché se per esempio Alba sta male o Speranza ha bisogno di una parola di discernimento molto importante e Dio chiama Maria per dare la risposta o per dare una guarigione, il dono non è di Maria, non è la professionista spirituale, lei è addetta alla guarigione, tu sei addetta alla profezia, tu sei addetto alla parola di sapienza. Questo è un concetto sbagliato. Io ho il dono di... No! Il dono dello Spirito è un dono, un pacco, un regalo dato a Speranza, dato ad Alba, dato a chiunque. Ecco il dono, è il dono spirituale, soprannaturale, che Dio ti dà attraverso un corriere. Ok? È chiaro questo? Ok, non c'è professionista, è questo che voglio dire. Ok? Dunque dobbiamo stare attenti a idolatrizzare uomini, te stesso. Ah, il Signore mi ha dato una parola di sapienza, dunque io sono superiore a lui, superiore a lei, sono più spirituale. No, è grazia, è un dono. Un dono non lo puoi comprare, giusto? Un dono lo puoi ricevere. O Dio te lo dà per dare a qualcun altro. Mi seguite? È chiaro? Ok? È importante, perché queste cose fondamentali ci aiutano a partire bene tutto qua, ok? Operare nei doni spirituali richiede fede, però, ok? Richiede fede. Perché stiamo entrando nel soprannaturale. Vi ricordate Pietro quando stava nella barca con i discepoli, ci fu la tempesta e Gesù non era nella barca con loro, c'era questa terribile tempesta e videro Gesù che camminava sopra le acque, no? E Pietro disse: Gesù, voglio venire da te, no? E Gesù gli ha detto: ok, scendi e vieni, no? Pietro scese dalla barca e incominciò a camminare sull'acqua. Non è che andò subito, incominciò a camminare. Perché? Perché in quel momento camminava
con una fede sovrannaturale, malgrado quello che stava avvenendo, le onde, le tempeste e tutto, ma quando incominciò a usare la sua mente carnale, la sua mente non rigenerata, e si fissò su quello che stava avvenendo fisicamente, naturalmente, quel sovrannaturale sparì e andò giù, però il Signore lo ritirò su. Dunque, noi dobbiamo capire che quando noi operiamo nei doni spirituali, lo facciamo in fede, non in ragione, se no non è più fede. Fede sottomessa alla parola di Dio, fede giudicata tra i fratelli. Capite che livello di qualità che il Signore ci vuole portare ognuno di noi? Okay? Noi non manchiamo di nulla, per carità, però il Signore ci vuole dare sempre di più, ok? Dunque, la fede è attraverso la persona che lo fa, come tu vuoi usare me per guarire, portare guarigione a questa persona, ma io non sono capace, io non... No, la fede è dire, Signore, tu l'hai detto, io lo faccio, tu lo fai, qualunque cosa avviene. E fede anche dall'altra parte. Perché se dai una parola di sapienza a Jean, o un'opera miracolosa, no? Cioè, questo, no? Preghiamo per questa cosa miracolosa. E l'altra persona dice, ma non lo so, non ci credo, no? Si ballano due persone. Okay, che lo Signore vuole onorare quello, dunque ci vuole fede a chi la ministra e fede anche nel Signore a chi lo riceve. Ok? Dunque dobbiamo abbandonare, cari fratelli, tradizioni umane, miscredenza, perché come sappiamo anche Gesù non poteva fare miracoli nel suo paese natio perché non credettero in lui, non perché Gesù non era capace o potente di farlo, perché non credettero. Dunque dobbiamo operare in fede. Ecco cosa ci distingue da altre forme di, diciamo, altre religioni, che noi abbiamo un Dio sovrannaturale che vive nel suo popolo, che si manifesta attraverso il suo popolo, che attesta queste manifestazioni nella Chiesa, sono anche delle calamite per quelli che vengono da di fuori, perché noi abbiamo a che fare con un Dio risorto, che dire noi è un Dio onnipotente, quello che abbiamo letto prima con Marco Cugini. Dunque, le manifestazioni dello Spirito Santo sono armi spirituali contro le opere del diavolo. Ok? Il nemico ha sempre odiato i doni spirituali nella Chiesa, perché questi doni manifestati soffrono, strangolano il suo potere. Sono doni che Dio ci dà anche per danneggiare il regno di Satana e avanzare il regno di Gesù Cristo. E se esiste un tempo quando abbiamo bisogno di questi doni spirituali, cari fratelli e sorelle, proprio oggi in ciò che noi vediamo. Ciò che Dio ha dato per la sua gloria, il nemico lo attacca con cattiveria. E cosa disse Pietro, sempre in Atti? Avrà che negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno, farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Dunque, noi siamo in questo periodo, cari fratelli. Non era una cosa del 2000 anni fa e poi si è spento l'interruttore. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. È vivo, è presente in noi. E purtroppo la Chiesa è stata infestata dal diavolo per non vivere pienamente questa grazia di Dio, questa vita
in Dio, e non sa, non soltanto per la paura di quelli che altri hanno combinato usando male i doni spirituali, questo ha raffreddato tante chiese, ma i filosofi secoli fa, di cui si vantano così tanto, la scienza, il liberalismo, l'umanesimo, non hanno fatto che infestare la Chiesa e creare paura nella Chiesa del soprannaturale, perché volendo portare tutto alla ragione dell'uomo, ma Dio non possiamo metterlo in una scatola sotto il controllo dell'uomo, se no Dio non è Dio. Io spesso dico alle persone, e anche oggigiorno, no? Amico, con tutto l'avanzamento che ha fatto la medicina non è Dio, la scienza non è Dio, Dio è Dio. E questo la nostra forza, la nostra rocca, la nostra certezza, la nostra potenza, il nostro tutto. Dio è Dio. Non cercare Dio in queste cose che non potranno mai sostituire Dio. Dunque, noi qui si parla oggi giorno dei negazionisti che negano il Covid e questo, ma negazionisti dei doni spirituali sono proprio queste categorie che vi ho elencato, la scienza, no? E oggi abbiamo il New Age che non fa altro che scimmiottare tanti dei doni spirituali, ma senza Cristo. Dunque capite come il diavolo vuole screditare, attaccare, impoverire, metterti paura, non mettere in pratica le vitamine che Dio ti vuole dare per tenerci forte. Ok? Ecco, noi dobbiamo combattere contro questo. Ogni cosa è possibile a Dio. Avanti per favore. Nulla è impossibile per Dio, cari fratelli. E questo dobbiamo riposare. Nulla è impossibile, qualunque cosa. Dunque è possibile guarire, è possibile avere discernimento, è possibile avere una parola di sapienza di cosa noi come Chiesa dobbiamo fare per 6 mesi. È tutto possibile per Dio, perché ogni cosa è in noi e ogni cosa ci viene data quando noi lo usiamo nel modo giusto, e vedremo che saremo sempre più forti. In conclusione, il Padre ha adesso disponibili doni e potenza per fare la sua opera. Ha provveduto strumenti sovrannaturali per fare tutto ciò che dobbiamo fare. E tutto ciò che dobbiamo fare non possiamo farlo altro che con la potenza e la parola di Dio. La Chiesa sarà incapace di cambiare una società senza il soprannaturale. Non è un buonismo che noi vogliamo predicare, noi predichiamo la potenza di Gesù Cristo che cambia e risorge gli uomini. Noi facciamo parte del progetto di Dio negli ultimi tempi, e dobbiamo discernere ciò che Lui vuole, e dobbiamo essere 100% impegnati, no? Fare una, come si dice, commitment in inglese, in italiano? Impegno, sì, impegnarsi al 100%, non al 50%, 70%, no? E avere doni, o esprimere, o esercitare i doni spirituali che Dio vuole dare, è normale per una Chiesa, non è anomala, è una funzione normale della Chiesa. E se noi non operiamo nei doni che il Signore ci ha dato, non siamo così forti come potrebbero essere. Saremo un po' meno salute, se vogliamo dirlo, no? E uno penso che può vivere pienamente questo tempo che il Signore ci dà, questo breve tempo. Viviamolo con potenza, viviamolo con fede, viviamolo con tutto noi stessi, perché rappresentiamo un Dio a cui tutto è possibile, niente è possibile. E abbiamo la sua parola rivelata, ok? Dunque,
Lo scopo primario dei doni è quello di edificare la Chiesa, non te stesso, edificare il bene comune, per avanzare il regno di Dio. E mai dobbiamo fare l'errore di seguire i segni, perché i segni accompagnano il credente, ok? Il credente ovviamente che è sottomesso alla prova. Scusate se lo ripeto, ma è molto importante. Noi non seguiamo i segni, noi seguiamo la parola di Dio e non seguiamo il credente, ovviamente, ok? Non dobbiamo dobbiamo abbandonare insegnamenti falsi e paure che sono state, che hanno infestato la Chiesa. E avete fiducia che quando noi chiederemo, Dio ce lo darà, perché lo Spirito Santo è sempre pronto a dare, a manifestare, a darti più di quanto tu credi. Dunque non aver timore, ok? Avanti per favore. Tutto ciò deve essere sempre di nuovo recitato nella parola di Dio. Concludo con questo, quello che dice Paolo, e andremo avanti. Noi dobbiamo essere informati, noi non dobbiamo essere ignoranti su questa materia, e lo Spirito Santo ci dice questo: desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni dello Spirito, i doni spirituali. Dunque è un, non un ammonimento, è un comandamento: ricercate i doni spirituali. E andremo avanti questo là. A Dio sia la gloria in tutto questo, e che possiamo crescere sempre di più nella verità e nella conoscenza della grazia che Dio vuole versare su di noi, e in questo momento che siamo veramente il sale della terra e la luce della terra, la luce e potenza. Amen. Andiamo a riflettere e pregare su quello che è stata la predicazione di oggi, che è un'introduzione a quello che è la realtà dei doni spirituali. Tra parentesi, per chi ha lo statuto della nostra Chiesa, una parte del nostro statuto ha proprio inserito quello sui doni spirituali, perché la nostra è una Chiesa che incoraggia, crede e afferma la presenza dei doni spirituali. Vogliamo fermarci a credere. Grazie Signore che tu ci hai messo a disposizione dei doni. Sono doni, sono dei regali che tu ci fai, non sono nostro merito, non sono nostra capacità, ma sono cose che tu ci dai. Se tu sei stato colpito da qualcosa che hai ascoltato questa mattina, prega insieme a me queste parole nel tuo cuore. Signore, io voglio capire quali doni tu mi hai dato. Signore, io mi metto a disposizione, mi metto in ginocchio davanti a te perché tu mi illustri durante queste meditazioni, se ancora non l'ho capito, quali doni tu puoi darmi per l'edificazione della tua Chiesa. Signore, ti prego di rendermi umile, di non farmi inorgoglire perché tu mi illustrerai quali sono i doni che tu mi hai dotato, ma ti prego di essere umile da metterli a disposizione affinché questi doni possano essere elargiti in grande parte e in maniera abbondante per il bene comune, per il bene della tua opera su questa terra. Queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Amen.